Ministra del Lavoro, saluto Nunzia Catalfo, Movimento 5 Stelle, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. La ringrazio intanto di essersi collegata con noi. Ben trovata. Grazie a E voi. Beh, come sta intanto? impegnata ovviamente, come d'altronde lo sono tanti nostri concittadini, approfitto per ringraziare sia le forze dell'ordine che per ovvi motivi tutti gli operatori sociosanitari che si stanno impegnando così tanto per salvare la salute dei nostri concittadini. Allora, se riusciamo a migliorare per favore l'audio della ministra, perché così è molto faticoso, ci proviamo magari in tempi veloci veloci. Io le chiedo, ministra, diciamo che da una parte c'è l'emergenza sanitaria, dall'altra c'è inevitabile l'emergenza economica, è quello che abbiamo chiamato il contagio economico. C'è stato questo decreto del governo, 25 miliardi messi sul tavolo, tante attività hanno già chiuso, altre attività sono in affanno. Intanto una prima notizia la possiamo dare: nei prossimi 2 mesi è impossibile licenziare, corretto? Sì, all'interno del decreto c'è una norma che sospende tutte le procedure di licenziamento dal 23 febbraio scorso. Questo per tutelare tutti i lavoratori italiani e comunque anche perché abbiamo stabilito, inserito delle norme di ammortizzatori sociali che tutelano tutti, quindi Allora, a proposito degli anche se. ammortizzatori sociali, siccome poi qualcuno dalla sera alla mattina si è ritrovato a casa e qualche azienda, ahimè, ha comunque chiuso, partiamo diciamo dalla misura forse più attesa che è la cassa integrazione straordinaria. Chi può attingere alla cassa integrazione straordinaria? Io ho molte domande, quindi le chiedo se è possibile di rispondermi velocemente, così chiariamo a casa una serie di cose, no? Chi può attingere Certo. alla cassa integrazione straordinaria? Certo, allora oltre ai normali strumenti che sono già previsti dalla normativa, cioè la cassa ordinaria, il fondo di integrazione salariale che viene ampliato anche per le imprese da 5 a 15 dipendenti, sarà appunto inserito questo ammortizzatore sociale, cioè la cassa in deroga, che appunto prevederà che qualsiasi datore di lavoro può accedere Per una durata anche di 9 settimane, corretto? Fino a 9 settimane. esatto, per una durata di 9 settimane anche per una partita IVA che ha un dipendente, quindi può Quindi anche per accedere aziende sotto i tutti. 5 dipendenti, perché prima sappiamo che era fino, diciamo, dai 5 dipendenti in su. E invece Esatto. adesso anche sotto i 5 dipendenti. Per i lavoratori autonomi, per i liberi professionisti, cosa è previsto? Io le leggo un elenco che abbiamo preparato e magari mi Sì. dice se abbiamo dimenticato qualcosa. 500 euro, 600 600 euro euro. una tantum. Poi questa indennità dovrebbe essere destinata a liberi professionisti, a partite IVA e a co.co.co. E poi la sospensione dei versamenti tributari. È corretto? Sì, vi sono altre misure che sono state inserite dal Ministro dell'Economia. E manca un'altra parte importante che è un fondo che noi abbiamo inserito all'interno del decreto che andrà a tutelare, quindi organizzandoci con le casse di previdenza, a tutelare tutti gli iscritti alle casse di previdenza. Attraverso le casse di previdenza, dunque. Attraverso le casse di previdenza. Allora, abbiamo detto che c'è una sospensione dei versamenti tributari, penso alla scadenza del 16, cioè ieri era lunedì 16 marzo, e c'era una scadenza, quella dell'IVA, no? Ora, quella scadenza è stata sospesa e si potrà pagare entro il 31 maggio. Oppure fino a 5 rate mensili a partire da maggio. Mi aiuti a spiegare bene questa cosa? Sì, allora dovrebbe essere così. Io mi sono ovviamente occupata più delle misure di sospensione dei versamenti contributivi che saranno per
Quindi diciamo i dettagli di tutto quanto li vedremo strada facendo, però sappiamo che chi ieri non ha pagato ha di tempo, diciamo in linea teorica almeno fino a maggio, poi si capirà bene come può pagare, perché un altro problema potrebbe essere quello di ritrovarsi poi una serie di pagamenti e quindi magari ci saranno delle dilazioni, ci saranno delle rateizzazioni, è corretto? Esatto, ci saranno delle rateizzazioni. Bene, ancora due cose le voglio chiedere per le quali ci hanno scritto in tantissimi. Siccome già da qualche giorno si parlava di questi benedetti congedi parentali, perché ricordiamolo, i bambini sono a casa da scuola e molti genitori sono in difficoltà perché dai nonni non li possono portare perché i nonni devono stare tutelati da una parte. E spesso uno non si può permettere tante ore di babysitter e quindi molti genitori sono andati in difficoltà. Li potrà prendere, mi dica se ho capito bene, abbiamo tirato giù dei punti, chi ha figli con meno di 12 anni, questi congedi parentali, chi non lavora già a casa con lo smart working, uno solo dei due genitori, dal 5 marzo saranno validi per tutti i dipendenti e la durata è di 15 giorni con una retribuzione al 50%. È tutto corretto? Allora, in effetti si può prendere il congedo parentale di 15 giorni anche se anzi sono figli fino ai 16 anni di età. Ah, questo è molto importante, quindi non fino a 12 anni ma fino a 16. Però è prevista un'indennità pari al 50% fino ai 12 anni. Ok, invece poi l'indennità viene annullata o c'è una percentuale diversa? Dal dodicesimo al sedicesimo viene annullata, quindi si riva come. Quindi io sto a casa però non percepisco stipendio praticamente. No, però se sta in casa con i disabili non c'è limite. Perfetto, un'ultima cosa le devo chiedere perché poi ho un tassativo e la domanda è la seguente. Genitori separati, è una cosa che mi è stata richiesta, mi hanno scritto in tanti. Genitori separati, quindi vivono in due case diverse, quindi il figlio magari hanno necessità perché appunto sta qualche giorno con l'uno, qualche giorno con l'altro. Possono richiedere tutti e due il congedo parentale? Quando accudiscono il figlio, in alternativa lo può chiedere o il papà o la mamma. Quindi devono chiederlo e regolarsi in funzione dei giorni. C'è un bonus babysitter, 600 euro per tutti, è corretto? Sì, c'è un bonus babysitter di 600 euro per tutti, dipendenti, autonomi e anche iscritti alle casse. E un bonus di 1000 euro babysitter per medici, infermieri e personale sanitario. Oltre che per le forze di polizia e le forze dell'ordine che sono impegnate, come dicevo prima, in modo importante in queste emergenze. Ultimissima cosa, la quarantena. Io vengo messa in quarantena, come viene considerata? La quarantena viene considerata come malattia e c'è una possibilità che abbiamo inserito in più per tutti coloro i quali usufruiscono della 104, cioè quindi sia disabili gravi, sia parenti disabili gravi, ecco, per loro il permesso della 104 da 3 passa a 15 giorni. Ministro, grazie davvero per essere stata con noi, poi quando è possibile.